ragni, ragazzi, li ho trovati! Prima di cominciare, ragazzi, non vi dimenticate di lasciare un bel pollice in su per questo video. Buona visione! Guattai a tutti, ciurma, benvenuti da Giocherina in questa nuovissima miniserie su Don't Starve. Ebbene, ragazzi, quest'oggi è sabato, quindi di regola avrei dovuto portarvi un vlog. Però, come ben sapete, magari può capitare che non tutti i sabati ho qualcosa di cui parlare, per cui preferisco riempire la giornata sempre con un gameplay. Stavo pensando che appunto in quei casi in cui non ho un vlog da portarvi, potrei portarvi una piccola serie su questo gioco. Quindi si tratterebbe di una serie pubblicata soltanto di sabato. Ovviamente, ragazzi, dovrete essere voi a dirmi se questa idea può piacervi, non vi piace, se il gioco vi attira, non vi attira. Per chi non lo conoscesse, vi dico in due parole che si tratta semplicemente di un survival in 2D open world. Le meccaniche sono molto simili a quelle di Minecraft, tra virgolette, quindi bisogna riuscire a sopravvivere nel mondo che ci è stato creato e specialmente bisogna cercare di don't starve, cioè di non morire di fame. Ho cominciato già ieri sera a giocarlo insieme a voi in live e ho avuto riscontri davvero abbastanza positivi da parte vostra, per cui la partita che comincerò sarà quella che ho iniziato già ieri sera. Ero riuscita ad arrivare al giorno 3, quindi sono sopravvissuta fino al giorno 3. Vediamo che cosa succede da adesso in avanti, ragazzi. Ovviamente, se c'è qualcuno di voi che già lo conosce, sono ben accetti i suggerimenti, ragazzi. Ed eccoci qua. Questo qui è il mio personaggino e l'ho chiamato Edward perché quando non indossa quel ridicolo cappello da minatore assomiglia davvero tanto ad Edward Mani di Forbici. Allora, ragazzi, qui ho creato il mio campo base, tra virgolette, chiamiamolo così, dove appunto potete vedere qui che c'è un fuoco, un falò che è assolutamente indispensabile per sopravvivere alle notti. Quindi senza un fuoco, ragazzi, non si sopravvive alla notte a prescindere. Dopodiché mi sono creata questa che è la macchina della scienza, che ci permette di creare più oggetti di quelli che possiamo creare normalmente senza di essa. E qui c'è la cassa, che appunto si crea per inserirci degli oggetti in più, visto che comunque, come potete vedere dalla striscia sotto, gli spazi per il nostro inventario sono limitati, ragazzi. Allora, il nostro caro Edward, come possiamo vedere da quelle icone lì, sta morendo di fame, ragazzi. E comunque, come ho potuto scoprire da ieri, non è per niente facile, ragazzi, trovare da mangiare. Può essere davvero difficile. In ogni caso, penso che abbiamo bisogno anche di legna, ragazzi, assolutamente, che è anch'essa indispensabile al fuoco. Ovviamente bisogna alimentare il fuoco durante la notte, per cui direi di spaccare un po'. Ah, ecco qua, il cappello è andato, ragazzi, cioè perlomeno la luce del cappello è andata a quel paese. Dobbiamo spaccare un po' di sassi. Le pietre ci servono per creare il fuoco e queste altre pietre qui ci servono per crearci strumenti di base come l'accetta. Ah, stavo lasciando qui la roba senza cagarla. Per creare accetta, piccone, strumenti che appunto ci servono per abbattere alberi e spaccare pietre. Ok, perfetto. Io direi di dirigerci da questa parte, ragazzi. Edward sta per morire di fame e se non gli diamo da mangiare in fretta, temo che succederà. Questi ci servono per creare appunto accette e picconi, per cui direi di raccoglierli. Allora, vediamo un po' qui cosa c'è. Fin qui c'ero arrivata, quindi vediamo un po' se posso scendere da sta parte, se c'è qualcosa di utile a parte sassi, alberi e quant'altro. Direi che dobbiamo trovare da mangiare, ragazzi, anche in fretta. Sì, c'ho sti semi qua, però sono serviti a poco e niente. Lì ci sono delle bacche, ragazzi. Come potete vedere, il sole sta per tramontare. Allora, fin qui niente, quindi proprio niente di niente, ragazzi. Da mangiare possiamo totalmente scordarcelo. Devo dire di mangiare ste bacche per cercare di tirare avanti, ma io ho i miei dubbi che sopravviveremo a questa notte, ragazzi. Qui cosa c'è? Niente da mangiare, suppongo, no? Altre bacche, per fortuna. Prendile, Edward, muoviti. Ok, e mangiare.
Ecco qua, ravviviamo il fuoco perché fra poco sarà notte e direi di cuocere questi semi, ragazzi, che possono esserci sempre utili per farci passare almeno quest'altra notte. Ok, allora io direi di aspettare, mangiare. Almeno questa notte dovremo sopravvivere. Qui abbiamo il rasoio perché al nostro caro Edward presto crescerà la barba. Incredibile, ma vero, succede anche questo. Fishing rod. Wow, questa potrebbe esserci utile, ragazzi, perché c'è tanta acqua qui intorno. Si tratta ovviamente della canna da pesca. E anche la trappola per uccelli. Ci serve assolutamente la tela dei rani, ragazzi. Assolutamente, anche questo potrebbe essere molto utile. Diciamo una specie di campo per far crescere il grano, una roba del genere. Allora, ragazzi, domani dovremmo andare alla ricerca di sterco, di erba e assolutamente di tela di ragno. Quindi devo trovare assolutamente le tane dei ragni. Non che la cosa mi faccia piacere, ma devo farlo. Ecco qua, vediamo se sono indicate sulla mappa. Ovviamente no. Quindi direi di muoverci, anche perché Edward tra poco di nuovo avrà fame. Direi di non perdere l'occasione per abbattere qualche albero, perché la legna può fare sempre comodo. Oh, pietra tagliata. Che me può servire? Non lo so, ma io la prendo lo stesso, guarda. E prendo anche questo, grazie. È pieno di conigli, ragazzi. Se potessi costruirmi delle trappole. Ah, mi serve ancora erba. Posso creare trappole, ragazzi. Posso crearmi una trappola. E qui potrebbe essere davvero utile. Magari riusciamo a creare, ragazzi. Ok, ce l'ho. Eccola qua. Io direi di metterla qui. Come la uso? No, no, ragazzi, sto morendo. Che sfiga. Non so manco come usare la trappola. Cos'è sta cosa? Cosa sono sti cosi? Non lo so, fatto sta che fra poco non ci interesserà più perché Edward sta per tirare le cuoia. Se ci fossero... Ah, delle bacche. No, non c'ho spazio, aspetta. Non c'ho spazio, Edward, fai in tempo. Mangiale. Oh, che culo. Giusto in tempo, ragazzi. Fatto sta che non so minimamente come usare la trappola. E questa cosa mi dà abbastanza fastidio perché può esserci utile qua coi conigli. Non so come usarla. Vabbè, niente. Adesso mi serve più che altro uno spazio qua e devo continuare a raccogliere erba. E qui ci sono altre bacche, per fortuna. Non ho trovato ancora alcuna tana di ragno. E qui c'è pure una carota, ragazzi. Devo buttare via qualcosa. Posso mangiarmi i petali, davvero? Bacche e carota, assolutamente sì. E per ora sono le cose fondamentali. Qui ci sono altre bacche, per fortuna. Devo scoprire come usare le trappole, ragazzi. Ok, altre carote. Meno male. Bacche. Ok. Che dare, ragazzi, per una tana di ragno adesso? Sembra assurdo, ho sentito dire da me, ma è così. Intanto, almeno per fortuna, siamo riusciti a trovare roba da mangiare. No, Edward, mangia le bacche, mangia. Ok, ragazzi, si sta facendo buio. Direi di provare a riavvicinarci al nostro falò. Dovrei comunque comprarmi, dovrei raccogliere dei fiori, ragazzi. Questo lo butto via perché è inutile. Devo raccogliere più fiori possibili, anche per crearmi una ghirlanda di fiori che mi metterò in testa e che serve a tenere sulla mia salute mentale. Dai che magari ce la facciamo a sopravvivere anche a questa notte. Perfetto, cuociamo tutto quello che può essere cotto. Ok, direi di mettere qualcosa nella cassa, ragazzi, eh. Dobbiamo mangiare immediatamente qualcosa. Ok, direi di non sprecare troppo il cibo, sperando che anche l'indomani riuscirò a trovare abbastanza roba da mangiare. Aspettiamo che passi la notte. Ok, come potete vedere gli è cresciuta la barba nel giro di una notte. Io direi di riavventurarci da quella parte. Intanto per fortuna stiamo trovando delle bacche. Allora, dove siamo arrivati noi? Proviamo ad andare verso destra ancora. Il nostro Edward sta per morire di fame. Comunque credo, ragazzi, che dovremmo crearci falò anche in altri punti, perché se no tornare indietro ogni volta e poi ricominciare a ispezionare può essere un pochino lungo come processo. Ecco i ragni, ragazzi, li ho trovati. Salve, signori ragni. Ah! No, 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 tutti insieme no. Ma se mi girano creo una torcia e vi do fuoco, eh. Sì, tu vieni se vuoi, va. Mori, ragno putrido. Ah, ho preso della carne almeno. Ah, non posso portare altra roba. Devo buttare qualcosa, ragazzi. Butterò questo, credo. Raccoglierò la carne che magari mi può essere utile. Mi serve, forza. Sì! No! Porca miseriaccia! Di nuovo non posso raccogliere tutto. No, aspetta, allora butto questo che non so cosa sia. E mi serve. Mi serve assolutamente la ragnatela. Quanta ragnatela mi serve? Due per la canna da pesca. Fatto sta che fra un po' sarà buio, ragazzi. E qui c'è il pericolo di incontrare i tentacoli, cari amici. Muori. Presa, prendila. Aspetta, sta per morire Edward. Ok, anche questo.
Sì, ok. Torniamo verso il falò, ragazzi. Oddio, lì ci sono dei mostri. Ci sono dei mostri qui che non so cosa siano. Madò, sono ancora lontanissima dal falò. Ed eccoci qua, ragazzi. Che fortuna. Ok, prima di tutto rapiva il fuoco. Secondo, cuoci sta carne. Ok. Terzo, possiamo portare più roba con questo. Direi di farlo. Ok, adesso abbiamo lo zaino, ragazzi, abbiamo più spazio, che figata. Ok, qui abbiamo la trappola per gli uccelli che richiede 4 ragnatele, mentre la canna da pesca ne richiede 2 per ora. Quindi direi di usare questa. Vediamo se funziona. Come si userà? Non ne ho idea. Forse dovremmo essere proprio vicini all'acqua. Edward, mangia per l'amor di Dio. Ok, ragazzi, sopravviveremo anche a questa notte. E ragazzi, direi di crearla il rasoio. Così possiamo radere. Oddio, perché è così buio? Madonna, mi sta prendendo un colpo. Ok, facciamoci la barba, ragazzi. Eccoci qua. Oh, che me ne faccio del pelo della barba? Posso bruciarlo? Sì, ecco fatto. Allora, ragazzi, direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. A me il gioco di per sé piace davvero tanto, nel senso che comunque ti spinge davvero ad andare in giro, cercare roba, esplorare. Mi piace davvero tanto. Ditemi la vostra, ragazzi. Per cui direi che questo video termina qui. Ricordo a tutti che ho una pagina di Facebook che trovate in descrizione, tutti i link nei miei social. Nient'altro da aggiungere. Grazie a tutti. Un saluto, un bacione. E a te, a tutti, ciurma, la giocherina!